ciao a tutti da Tiger, siamo nella parte 4 di Crash, l'ira di Cortex. Allora, è successo un casino, praticamente ho perso il video dell'ultima parte che abbiamo registrato. Quindi oggi, invece di registrare la nuova isola, dobbiamo registrare di nuovo il livello 9, 10 e il boss. Diciamo che è una cosa un po' brutta, perché praticamente il livello... Qual è questo? Il 10 qual era? Quello sott'acqua, perché comunque c'è un livello sott'acqua. Il 10 praticamente, il livello 10 era abbastanza difficile. E anche il boss, che abbiamo un po' bestemmiato, ci abbiamo messo un po' di tempo per farlo. Quindi diciamo è un'altra sfida. Però io, per non fare lo stronzo e andare avanti nel gioco senza darvi il livello 9, il livello 10 e il boss, che comunque è importante, perché sennò che cazzo di serie sarebbe, io ve li vado a ripetere, vi vado a registrare il video. Tanto comunque, entriamo nel 9, mo. Noi li rifacciamo, perché tanto praticamente basta che possiamo ricaricare la partita, anche se perdiamo un po' di vite, ricarichiamo la partita e riaviamo tutte le vite che avevamo prima, perché tanto comunque le abbiamo già completate, dobbiamo soltanto... Allora, ma il livello praticamente dobbiamo tenere premuto X e lanciare le bombe. Abbiamo questa specie di Vespa robotica, che tenendo premuto X lancia proprio dei missili radiocomandati. Una volta che distruggiamo tutti, però ci provo a prendere pure il diamante. Ma se mi sbaglio, qua avevo preso pure la gemma. No, non l'avevo presa. Dato che non l'ho presa, mi prendo pure la gemma, dato che ci siamo, dato che lo devo ripetere. Mi si è comprato tutte le casse, forse. Ok, tre navicelle distrutte. Ho poca energia, però non so se ce la faccio. Ho paura. Ok, 5. Me ne manca una sola. Ok. 6 su 6. Ok, livello completato. Tu l'hai fatto? Ti sento un po' male. Sì, ma il livello l'ho completato comunque, tu? Io quasi. Ok, vabbè, puoi uscire. Tanto io l'ho completato, puoi tranquillamente uscire. Se vuoi, magari prova a prendere la gemma. Io non sono riuscito a prenderla perché dovevo prendere tutte le casse, però pare che... No, non ci riesco tanto. Non me l'ha data. Vabbè, andiamo direttamente al 10, dai. La prova a prendere qua. Cioè, forse ho lasciato una casa. Sicuramente non ho lasciato una. Devi prendere tutti i palloncini. Le come si chiamano quelle cose che tengono le casse? Hanno sì, quelle le mongolfiere. Le mongolfiere, tutte le mongolfiere devi abbattere. Però stranamente non sono riuscito a battere. Non sono riuscito a prenderle tutte. No, sto livello ve lo ricordo. O l'avevo già presa e non me la segna che è buggata. Boh, non lo so. Vabbè. Non me lo ricordare, guarda. Sì, che scendono le... Però vabbè, comunque già so il trucco. Praticamente qua scendevano, a volte scendevano, le bombe non le vedevi. E all'inizio, soltanto già all'inizio, sapete quante volte l'ho ripetuto e mi sono... ho buttato... ecco, porca troia. Io dopo il secondo checkpoint non riuscivo ad andare avanti. No, non devo fare la gara a tempo. Io vi consiglio sempre di buttare sempre i missili a raffica, così se c'è qualche nemico davanti lo prendete in anticipo. Ottimo. Ma qua c'era la medusa. Sto rompendo roba, però non so che cazzo sto rompendo. Dai nuovi video dovreste, non dalla parte 3 di Crash l'ira di Cortex, ma da Crash Bash in poi, anche gli altri video, compreso questo qua, dovrete vedere una qualità migliore nei video, perché sto usando Sony Vegas adesso per editare e ho messo delle buone impostazioni, mi edita proprio i video alla perfezione. Ok. Ma c'erano sti pesciolini piccolini, ma questi qua pure ti ammazzano, non mi ricordano. Sì, tu colpisci sempre. Checkpoint. Oddio. Ecco, sono morto. Poi merda. Vabbè che posso buttare le bombe sotto, è vero. È vero che con la X potete buttare pure le bombe sotto.
Io questa cosa non l'avevo saputo, cioè l'avevo scoperta a fine del livello. Diciamo che ti serve principalmente dopo, quando sei in quella specie per rompere le casse di sotto, perché sennò. Perché a un certo punto. A volte non ti fa andare troppo sotto, nota questa cosa. Ok. Siamo a buon punto, dai. Meglio dell'altra volta c'è, anche se già due fail li ho fatti. Conoscendo un po' il livello non dovevo morire proprio. Quindi qua la prova a tempo secondo me è devastante, perché già devi correre. Ok, sono uscito dall'acqua, Ma poi se non mi sbaglio c'era di nuovo l'acqua, no? C'è quella cosa... A un certo punto del livello c'è di nuovo, se non mi sbaglio. C'è l'elettricità. Ah, è vero. Ah no, è quell'altro livello. Allora non ve lo siete sicuramente perso. La parte 3 che esce alle 15, che sicuramente quando uscirà questo video voi l'avrete già vista, la parte 3. C'è un altro livello del sommergibile, che è in cui sclero. Quindi sicuramente almeno un bello sclero non ve lo siete persi, dai. Ecco, vedete quando sono deficiente io? Vedete quando sono deficiente? Lo so che... No. Aquaku si chiama. Aquaku si chiamava? Non mi ricordo. Dai, dammela la cassa, porca troia! Faccio una cosa, dato che ho preso il checkpoint, torno indietro e provo a prendere la cassa. Che pro che sono. Ok. No, non lo sapevo. Vabbè, tu stai avendo difficoltà? Ehi. Ehi. Stai avendo difficoltà tu? Io muoio l'elettricità, quella la seconda volta, cioè la seconda elettricità. Vabbè, tanto poi ti risparmio la bestemmia, cioè. Una volta che finisco io puoi anche chiudere tu. Poverina, né ragazza, la facciamo. Gliela diamo facile. Grazie, come sei gentile. Bonus, finalmente. Anche il bonus mi ricordavo che era un po' stronzo, Però dovremmo essere alla fine, dai. Niente di eclatante. Sono un coglione, perché sono un coglione. Ma qua come cazzo era che non mi ricordo più? Ah sì. A livello bonus fatto. L'abbiamo preso tutte le casse, perché sennò qua è una bestemmia unica. No vabbè, mi ha toccato.
No, vabbè, io non ci posso credere, io mi sto singhiozzando, ma non ce la posso fare. Io non ce la posso fare. Ma si è buggato tutto, ma tutti si ci mettono, ma devo ripetere il livello, ma Perché? si ci va, si è buggato. È andato a finire sotto la mappa e non esce più. Vedi perché io, guarda, io devo, io per... Aspetta, qua l'ho superato. Oddio mio. E dammelo un cazzo di checkpoint, porca troia, dammelo un cazzo di checkpoint. Ok, livello finito, meno male. Cioè che poi alla fine avete visto, proprio non c'è un checkpoint, cioè proprio alla fine non ti dà un checkpoint, è proprio bastardo, ti fa fare un pezzo di livello dal bonus fino all'assotto continuo. Ok, ora c'è... Oh, povero Il io. 10 Il boss. e il boss Purtroppo. che non ho tutta questa voglia di rifare, ti dico proprio la Tu verità. prova così ti alleni un pochino. Siamo già morti. Praticamente dovete saltare nei momenti giusti, abbassarvi nei momenti giusti, quando lui vi lancia questa roba. All'inizio è molto facile, basta fare così. Ecco, però però vi colpisce proprio con... pure che lo sfiorate, vi colpisce. Ricordo che ci ho messo tanto a superare questo. Con tanti pugni. Bravo. Ah, ma l'ho colpito e non ha levato il tasto. No, a me mi si blocca. Come Guarda, non va, non va, non va, mo c'è pure sto problema, mo, che non lo colpisce. Oh. Vediamo un po', mo. Sì, la boerò qua mi ha colpito, incredibile. Lo stavo per colpire la seconda stavolta e mi ha colpito. Come ci va bene come prima però. Che qua bisogna abbassarsi invece, poi appena vi arriva di nuovo fare sta roba qua, riabbassarsi, di fare così, di fare così, ok, fino ad arrivare alla quarta parte, che sarà un macello, vi dico solo questo. Ok, l'ultima volta lo devo colpire. È tutta questione di tempismo, se sapete il tempismo giusto e state attenti, lo fate, però ma come vedete non è facile per niente. Colpito! Completato, meno male, stavolta ci ho messo molto di meno, molto di meno. La prossima stavolta ci ho messo tipo 10 minuti per farlo, almeno. Una volta che affrontate il boss, vi parla Cortex e vi dice che praticamente avete sconfitto il boss, però poi dalla maschera rossa, praticamente, che quindi qua ci sarà il livello dell'inferno, l'isola dell'inferno, con la maschera rossa non riuscirete a sopravvivere che verrete sconfitti. Quindi adesso la prossima volta vedremo se veramente... questi livelli ci fermeranno, se saranno i livelli in cui ci fermeranno, o riusciremo a sconfiggere anche la maschera rossa e andare avanti. Poi, una volta che uccidete il boss, vi dicevo, vi sblocca il doppio salto, che sarebbe la doppia capriola. Che devo dire che
Il doppio salto è il, devo dire, il doppio salto più bello di tutti i Crash, secondo me. E niente, quindi abbiamo un'altra abilità da usare, quindi per saltare molto in alto, per prendere le casse più lontane, quindi per fare salti più lunghi. Ottimo. Per oggi è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti da Tiger. Ciao a tutti!